Ciao, sono Cristian Raggi. Svolgo questa attività, l'attività di cui ti voglio andare a parlare tra poco, da diversi anni. E ho girato questo video proprio perché ho scelto di condividere diverse di quelle riflessioni che mi hanno portato a comprendere bene come muovermi in questo mercato, in questo settore. Non è facile dare risposta a domande importanti come cos'è il network marketing. È possibile guadagnare dal network marketing? Tutte le persone possono fare il network marketing? Molti mi fanno queste domande e ho voluto riassumerle in questo video per poter fare in modo che tutti ne abbiano un beneficio. Allora, partiamo dalla base, dall'inizio. Cos'è il network marketing? Beh, trae origine dalla parola market, mercato, letteralmente, con l'aggiunta del gerundio per indicare la partecipazione al letteralmente fare mercato. Come lo si promuove? Con il network, rete. Da qui la parola social network, letteralmente rete sociale. In sostanza il network evidenzia il tipo di connessione, di relazione che c'è fra un determinato gruppo di persone. Da molti decenni ormai, aziende con una grande visione hanno promosso i loro prodotti con questo sistema distributivo. Prodotti più o meno eccezionali, che non potevi acquistarli in un altro modo, potevi acquistarli solo tramite questo sistema distributivo del network marketing. La rete sociale poteva anche nascere dal porta a porta, ma poi si sarebbe estesa tramite il passaparola, tramite le liste nomi, tramite le riunioni, i party, fino ad arrivare ai sistemi moderni più specifici come la ricerca dei target, oppure con i funnel di automatizzati di conversione. Anche nell'economia reale i commercianti hanno compreso l'importanza che ha il potenziale della massa. Sono nati per questa ragione i grandi centri commerciali. Oggi i più grandi e-commerce mondiali sfruttano le più grandi community proprio per strappare i prezzi migliori alle aziende partner. Com'è la condizione in Italia? In Italia non c'è un vero e proprio inquadramento giuridico del network marketing. Anzi, mi spiego meglio. Esiste una legge, la 173 del 2005, ma l'inquadramento è molto più rigido e schematico rispetto allo standard americano. In ogni caso, vengono riconosciute figure come il procacciatore d'affari che ti permettono di svolgere questa attività. Ma abbiamo detto che vogliamo trarre delle lezioni. Allora, cosa ci insegnano le aziende leader? Il segreto è innovazione, efficienza, rinnovamento. La storia ci insegna che l'azienda che esce per prima con un prodotto innovativo, eccezionale, spesso senza competitor, riesce a prendersi il mercato, quasi tutto il mercato. Se poi riesce a soddisfare le esigenze della massa, stando al passo coi tempi, rinnovandosi, allora quell'azienda rimarrà per sempre leader di quel mercato. Potrebbe dividersi la torta con un competitor o due, ma le altre 1000 aziende che si affacceranno in quel mercato, a loro sarà destinato solo lo 0.00%. La componente psicologica che spinge le masse ad affermare sempre di più queste aziende leader, fare in modo che possano consolidarsi, si basa su pochi presupposti. Primo, lo status, lo riconoscono. Secondo, il prodotto eccezionale. In molti casi questi prodotti sono veramente molto validi. Terzo, è l'aspetto psicologico in cui pensano che se una massa molto grande di persone consuma quel prodotto, evidentemente quel prodotto sarà buono, sarà valido. Così vediamo marchi noti che conquistano interi mercati. Il mercato della cola, per esempio, è conquistato dalla Coca-Cola e dalla Pepsi-Cola, il mercato dei computer, l'Apple, Microsoft, i telefoni, iPhone e Samsung, TripAdvisor e Booking, Amazon e eBay. Che dire di Skype? È forse l'unico VoIP? No, ce ne sono tanti altri. Eppure chi non usa quasi esclusivamente Skype? Che dire di Facebook? La rivoluzione. Non esistono centinaia di social diversi? Oppure tutti quanti ci prendono lo 0,00%. Facebook è perfetto? No, però soddisfa le esigenze della massa.
e si prende la totalità del mercato. Il deal di WhatsApp è stato pagato 19 miliardi da Facebook. Evidentemente gli ha dato un valore molto grande. Ma perché? Non esistono altre decine di applicazioni simili? Sì, esistono. Però WhatsApp è uscito per primo, era innovativo, si è diffuso in maniera capillare e si è preso il mercato. Sapete perché queste aziende leader non verranno soppresse se non con una rivoluzione? Lo status, la bontà del prodotto e anche un altro fattore, l'abitudine. Mi abituo a usare un prodotto, una app, un social, mi trovo bene, lo uso io, lo usano i miei parenti, lo usano i miei amici. Ma chi me lo fa fare a cambiare? Chi me lo fa fare a imparare una cosa nuova, a insegnarla agli altri, a fare in modo che anche gli altri possano scaricarsela? Non me lo fa fare nessuno, e infatti non lo fa nessuno. Ed è per questa ragione che quelle aziende rimangono leader del mercato. Qui dai social impariamo anche un'altra cosa importantissima: il loro marketing. Primo, creare una cosa di grande utilità per le masse che non esisteva. Secondo, distribuire questi prodotti barra servizi in modo gratuito. Terzo, una volta diventati leader di mercato, avendo acquisito grande potere di mercato, grande potere nei confronti delle aziende, a quel punto e solo a quel punto l'azienda vale miliardi. Anche dalle aziende multilevel marketing migliori impariamo delle validissime lezioni. Per esempio, una lezione importante è che il prodotto è sempre di fondamentale importanza, deve essere un prodotto valido, un prodotto con caratteristiche uniche. La seconda cosa che impariamo, diversamente da quello che abbiamo imparato dai social, è che il passaparola o la riunione può dare un beneficio al padrone di casa, però in realtà qui troviamo un promotore che è un venditore, è sempre molto preparato, molto qualificato, conosce l'azienda, conosce il prodotto, e sa come portare avanti la propria attività perché ha una formazione di base. Quindi comprendiamo che esistono dei segreti che possono essere imitati. Per decenni queste aziende hanno promosso il loro business col sistema tradizionale offline, ma da alcuni anni ha cominciato a prendere piede anche il business online, dal proprio computer, dalla propria casa, dalla propria abitazione. Online troviamo il sito DSN, un sito molto autorevole, che ogni anno espone una classifica delle migliori aziende MLM. Ci sono numeri davvero impressionanti che evidenziano la grande validità di questo sistema distributivo. Ma la domanda ora è: funziona anche per i promotori? In sostanza, è facile guadagnare da casa con internet? Il network marketing fa per tutti? La risposta è un no secco, sentenziale. Non è facile e non è per tutti. Premesso che la legge citata prima, la 173 del 2005, condanni apertamente il mero reclutamento, le catene di Sant'Antonio e tutte quelle attività volte a non promuovere un reale prodotto, il web è pieno di truffe, pieno di inganni, definiti schemi ponti per il suo ideatore degli inizi del Novecento. Molte pseudo aziende richiedono ingenti somme di denaro per poter iniziare un'attività, andando a rilasciare dei prodotti barra servizi quasi inesistenti a fronte di laude promesse di grandi guadagni. Con le entrate degli ultimi arrivati vanno così a pagare le commissioni dei primi della lista, ma quando l'algoritmo implode, essendo il business insostenibile, scoppia. E l'ultima pila, gli ultimi arrivati, sono sempre quelli che ci rimettono. Di stampo simile sono i business con le tavole. Questi sono sicuramente sostenibili, ma oltre a essere associati alle catene di Sant'Antonio, perché spesso non promuovono il prodotto come centro del business, ma il reclutamento delle persone. In ogni caso, quando il mercato si satura, si riempie, e tutti i mercati prima o poi si riempiono, lascia bloccati in una posizione di stallo oltre il 90% delle persone aderenti a quel business.
Entrambe le tipologie sfruttano l'avidità delle persone per promuovere un business che non solo non ha futuro, ma danneggia in maniera inequivocabile e matematicamente dimostrabile un gran numero di persone della rete globale. Sono dell'idea che chiunque promuova consapevolmente queste attività non solo non creerà delle reti durevoli, ma manca anche di eticità e di professionalità. Poi ci sono i network seri, con prodotti seri, ma anche qui, secondo le fonti Avedisco, oltre il 97% degli aderenti non guadagna. Morale della favola, o siamo in quel 3% oppure non possiamo pensare di camparci con questo business. Però qui c'è da dire che difficilmente è una questione di fortuna essere in quel 3%. Nella maggioranza dei casi c'è un duro lavoro, sia nella formazione che nel mantenere la leadership creata. Ma il punto rimane sempre lo stesso. Non stiamo parlando della massa. Stiamo parlando di un piccolo gruppo di eletti che sfrutta il potenziale della massa per arricchirsi. Conclusione, in tutti e tre i casi rimane sempre la stessa, la massa non guadagna mai, e per forza, i soldi da qualche parte devono entrare. L'unica soluzione per fare guadagnare la massa sarebbe fare guadagnare l'ultimo livello, gli ultimi entrati. Un guadagno su base mensile per la massa, anche se piccolo, potrebbe generare un interessantissimo business, perché sarebbe basato sui giusti presupposti. Le esperienze delle truppe Ponzi hanno dimostrato questo concetto nella pratica. Il vedere migliaia di persone incassare settimanalmente i denari provenienti dalle loro attività produceva un fermento tale da spingere persone riservate, persone introverse, a promuovere a piene mani il loro business, a creare delle enormi reti. È vero che i Ponzi finiscono perché non sono sostenibili. Però la traccia che lasciano, a mio avviso, è molto importante. Abbiamo imparato che le persone condividono genuinamente quando non sono condizionate, quando non sono obbligate a farlo, quando si trovano bene e quando hanno acquistato un certo grado di sicurezza. Ma non sono questi gli stessi presupposti di tutti i business che hanno coinvolto le masse? E certamente sì. Il passaparola non obbligatorio come Facebook, WhatsApp, il prodotto eccezionale come i servizi appena citati, ma anche come i prodotti bomba promossi dalle MLM, dei prodotti che non esistevano nel mercato, eccezionali da provare, da poter avere in casa, perché veramente lo status prevede che chi ha quel prodotto è un gradino più in alto, un folletto, un rainbow, un bimbi in cucina, l'olio 31 della Just, i contenitori della Tupperware, chi più ne ha più ne metta. Esistono moltissimi prodotti di una qualità eccezionale. E infine questo passaparola genuino, mi piace chiamarlo così, perché uno non è obbligato a farlo. E se il padrone di casa lo fa e ha un piccolo riconoscimento, quel riconoscimento non è il motivo per cui lo fa, non è quello che lo spinge. Beh, allora questi presupposti abbiamo capito essere fondamentali per promuovere un business che si basa sulla massa. Allora, adesso ragioniamo sul momentum in cui noi oggi ci troviamo. La situazione attuale è devastata dalla crisi che non trova sbocchi, la classe media va scomparendo e sempre più persone hanno meno liquidità, meno soldi da poter spendere. Anche nel network marketing ci sono delle difficoltà legate al fatto che ogni giorno nascono decine e decine di nuovi business. Questi generano per forza di cose dispersione. Inoltre esiste anche l'altro fattore, le delusioni derivanti da chi subisce delle truffe, da chi non riesce e quindi sceglie di abbandonare. Cosa fare allora? Beh, i social sono stati i primi a rendersi conto del vero potere delle masse e a volerlo imbrigliare. Hanno capito che il vero prodotto sono le persone. I vari sistemi calamita per attrarre le community sono solo dei mezzi,
una volta ottenute le informazioni, le targetizzazioni, le geolocalizzazioni, i gusti, le abitudini, in mano hanno un tesoro di inestimabile valore che possono andare a rivendere a ogni azienda leader di ogni mercato. Il traffico, se poi di un certo livello, genera Google ogni anno 59 miliardi di dollari solo per la pubblicità. Facebook ragiona allo stesso modo e i soldi li ha fatti così, non li ha fatti in modo diverso, li ha fatti in questo modo. Ora può permettere a milioni di aziende di fare delle pubblicità targetizzate, geolocalizzate, con pochi spiccioli, vanno a contattare le persone che vogliono, però allo stesso tempo muovono miliardi di fatturato per Facebook. Oggi molti cercano di emulare Facebook, però come dicevamo all'inizio, si contendono solo lo 0,00%. Cercano di inventare varianti, di migliorare l'assetto o di condividere i guadagni con i partecipanti, ma in realtà alla fine chi ci guadagna sono sempre poche persone. La massa, quella che fa il network, non è formata da venditori. Se la coinvolgi in un business dove devono consumare prodotti, se la coinvolgi in quella che è la tua visione, ma con le loro tasche, ti seguiranno per un po', per 2 mesi, per 3 mesi, ma poi smettono perché hanno un sogno che non si può realizzare. Liste nomi, contatti a freddo, contatti a caldo, superare le obiezioni, sono tutte cose che vanno bene per dei venditori, per persone che scelgono di fare quell'attività formandosi, diventando professionisti di quel settore. Rimangono sempre un po', non sono la massa. Allora, in conclusione, teniamo le somme. Se vuoi approfittare dell'opportunità del network marketing, di un mercato globale, se conosci lingue, se hai un po' di spirito imprenditoriale, se hai spirito di iniziativa, qui trovi un mondo ugualmente difficile, ugualmente pericoloso, però un mondo che ti permette di avere molte, molte opportunità. Sono riuscito a riassumere in 3 situazioni principali tutte le valutazioni, tutte le possibilità che questo mondo del business online ti può permettere di avere per arrivare al successo. La prima opzione è diventare un professionista della vendita, curando la tua professionalità tramite una formazione. Formazione che ti permetterà di curare i rapporti, la leadership che vai a creare. Dovrai scegliere un'azienda seria, possibilmente non una startup, un'azienda che sia consolidata, ma che al tempo stesso abbia un certo mercato, un mercato che ti permetta di lavorare, un mercato che sia continuamente in espansione. Puoi anche scegliere di iniziare con la modalità soft, provando un prodotto, innamorandoti delle sue qualità, delle sue performance, proponendolo ai tuoi amici, ai parenti, però sappi che dopo la fase iniziale sarà comunque fondamentale una tua formazione e quando raggiungerai i primi risultati sarà necessaria anche una professionalità. In questo caso, se hai piacere, posso aiutarti sia nella formazione, indirizzandoti a fonti autorevoli, quanto nella scelta di una o più aziende che promuovono dei prodotti, aziende in espansione, e che hanno una nicchia di mercato molto ampia. La seconda possibilità va a quelle persone invece che non vogliono fare il venditore. Sono volenterose, si danno da fare, hanno spirito di iniziativa, soprattutto hanno molte competenze e possono inventarsi un'attività. Possono entrare nel mondo degli infoprodotti, possono rivisitare un sistema già consolidato, possono brevettare un'idea geniale, utile, pratica per le persone, possono anche scoppiattare
da altre parti del mondo dove un'idea ha già avuto successo. Anche in questo caso sono molte le idee che posso metterti a disposizione. Poi c'è l'opzione C, la terza soluzione, fare un business che accontenta la massa. Abbracciare una realtà consolidata ma al tempo stesso innovativa, un business che dà alla massa una cosa buona ma che gli permette al tempo stesso di guadagnare, un business che non obbliga le persone a condividere ma che sarà una conseguenza naturale del tempo parlare in maniera propositiva di questa azienda, di questa attività, il vero passaparola genuino. L'azienda devi appurare che sia seria, il progetto che sia sostenibile, devi capire da dove arrivano i soldi. Però ricorda il segreto, se l'ultima fila, la massa, l'ultima fila è fatta dalla massa, se l'ultima fila è contenta e guadagna, allora quel business è destinato ad avere successo. Se in questo caso la tua opzione è l'opzione C, la tua scelta è questa, allora non perderti il prossimo video, perché nel prossimo video vado a parlarti di questo business straordinario che soddisfa tutti questi requisiti.